Vediamo in questo tutorial come utilizzare PanQuiz, un'applicazione web italiana completamente gratuita che ci permette in pochi minuti di creare questionari di diversa tipologia che possiamo poi facilmente condividere con i nostri ragazzi e a cui i nostri studenti potranno partecipare semplicemente utilizzando il proprio dispositivo mobile. Come prima cosa dobbiamo collegarci alla pagina panquiz.com. Come vedete, qua in alto ci sono due tasti, il tasto Svolgi che permetterà ai ragazzi di accedere a un quiz utilizzando un codice fornito loro dagli insegnanti e il tasto Accedi che ci permette di accedere alla pagina di lavoro o di creare il nostro account se ancora non ne abbiamo uno. Una volta effettuato l'accesso, questa sarà la nostra pagina di lavoro. Per creare il nostro primo quiz ci basterà cliccare qua in alto a sinistra su Crea nuovo, scegliere se creare un questionario o un live quiz. E quindi dare un titolo al nostro questionario. In questo caso sarà un titolo prova. Una volta salvato il titolo, non ci resta che aggiungere le domande. Per aggiungere le domande dobbiamo cliccare sul tasto più in basso a destra. Come prima cosa dobbiamo scegliere la tipologia di domanda, che può essere a scelta multipla, vero o falso, inserimento, testo libero o testo fisso. E quindi inserire i contenuti. Come vedete, nel momento in cui vado a inserire i miei contenuti, si apre un editor che mi permette di modificare o inserire nuovi caratteri, inserire formule matematiche e chimiche, inserire dei link, delle immagini, delle tabelle e inserire anche dei video, semplicemente incollando il link, che potrebbe essere per esempio anche il link a un video di YouTube. Questa opzione mi dà la possibilità di trasformare facilmente i miei questionari in dei veri e propri video quiz. Per allegare i contenuti posso utilizzare anche la funzione Allega, che mi permette facilmente di allegare delle immagini utilizzando direttamente la funzione di ricerca immagine presente su PanQuiz. Io posso ricercare un'immagine per argomento e poi selezionarla per inserirla. Ancora posso inserire degli audio registrandoli direttamente su PanQuiz, e questa è un'opzione estremamente interessante dal punto di vista dell'accessibilità. E poi posso inserire dei collegamenti ad altre pagine web. Una volta inseriti i contenuti della mia domanda, vado a inserire quindi le risposte. Posso poi modificare alcune opzioni, come per esempio scegliere se rendere la risposta obbligatoria, mostrare le risposte in ordine casuale o impostare un tempo massimo. Posso anche aggiungere un feedback e un punteggio per i miei studenti. Una volta salvata la domanda, posso vedere l'anteprima o ancora modificarla. Nei miei questionari posso aggiungere tutte le domande che voglio. Una volta che ho creato il questionario, posso andare a modificare alcune impostazioni, cliccando sulla rotellina qua in alto a destra. Nelle impostazioni generali vado a inserire semplicemente i metadati, come la descrizione, ho delle parole chiave che permetteranno ad altri utenti di trovare più facilmente il mio quiz su PanQuiz una volta che sarà pubblicato. Posso anche modificarne l'aspetto, cambiando per esempio il colore e inserendo un'immagine di copertina che posso scegliere sempre utilizzando la funzione di cerca immagini presente su PanQuiz. Posso poi decidere se rendere il mio quiz pubblico o privato. E quindi salvarlo. Posso però modificare anche alcune opzioni specifiche. Tra queste trovo particolarmente interessante la possibilità di dare un certificato alla fine del quiz, impostando prima un punteggio per il superamento e quindi assegnando il certificato. Questa opzione è molto interessante se per esempio vogliamo far svolgere il quiz ai nostri ragazzi al termine di un progetto, di un percorso specifico. E poi ci sono alcune opzioni relative alla sicurezza che vale la pena prendere in considerazione, come per esempio quella di bloccare il computer durante gli svolgimenti. Questa opzione andrà a bloccare il dispositivo che i ragazzi stanno utilizzando per svolgere il quiz e non gli permetterà quindi di vedere altre applicazioni web che potrebbero utilizzare, per esempio, per andare a cercare le risposte o dei suggerimenti per svolgere il quiz assegnato dall'insegnante. E poi molto molto utili sono le opzioni relative all'accessibilità.
Qua infatti abbiamo la possibilità di impostare la lettura ad alta voce del questionario utilizzando la sintesi vocale e scegliendo tra diverse voci maschili e femminili, così come abbiamo la possibilità di utilizzare un carattere ad alta leggibilità, opzione questa molto utile se abbiamo dei ragazzi con particolari difficoltà relative alla lettura. Andiamo quindi a salvare il nostro questionario, che una volta salvato sarà presente nella sezione I miei questionari. Da questa sezione lo posso facilmente condividere e assegnare alla classe. Quando io clicco su Assegna, verrà generato in automatico un codice PIN, un link per condividere il questionario direttamente con i miei ragazzi, oppure posso visualizzare un QR code. In questo caso ai ragazzi basterà leggere il codice con la fotocamera del proprio telefonino per accedere al quiz. Cliccando poi su questi tre puntini qui in alto a destra della copertina, ho la possibilità di spostare il quiz in una specifica cartella. Se la cartella desiderata non è presente, posso crearla cliccando qua sul segno più. In questo modo ho la possibilità di organizzare i miei quiz per categorie, per argomenti o per livelli. L'ultima sezione che volevo mostrarvi è quella relativa alla possibilità di duplicare e modificare i quiz creati da altri utenti. Qui a sinistra, nella sezione Trova l'ispirazione, abbiamo infatti la possibilità di utilizzare questa barra di ricerca, filtrando la ricerca per argomenti e cercare quindi quiz creati da altri insegnanti. Questi quiz li possiamo duplicare, saranno quindi presenti nella sezione I miei live quiz, e da qui li possiamo facilmente modificare per poi condividerli con la nostra classe.